questo doppio Pescara, lo chiamiamo così, bruttissimo nel primo tempo, bello nella ripresa. Sì, però gara condizionata molto dal vento sia il primo tempo per noi, secondo tempo un po' più per loro perché non si vedeva dagli spalti ma c'era un vento che tirava molto forte, quindi loro nel primo tempo sono andati un po' meglio, anche se insomma hanno trovato il gol su quella punizione, poi qualche cosa ci siamo, qualche pericolo ce lo siamo creati noi da soli e poi nel secondo tempo noi credo abbiamo fatto una buona partita, non sicuramente la migliore ma una buona partita e abbiamo legittimato il successo. Però al di là del vento nel primo tempo il Pescara sembrava un po' sotto ritmo, sembra proprio che ha alzato l'intensità nella ripresa. Ma, sì, sicuramente sì, perché poi nel secondo tempo potevamo fare almeno altri 2-3 gol senza ombra di dubbio, perché se andiamo a vedere le due azioni bellissime di Marco, delle Monache, la traversa di Lescano, quella palla di Merola che ha alzato, quindi sicuramente nel secondo tempo abbiamo fatto molto molto meglio. Lei presidente cosa si sente di dire in chiave terzo posto? Perché adesso è chiaro che c'è uno scontro diretto che diventa la prima gara dei playoff a conti fatti. Ma sì, anche perché purtroppo siamo in svantaggio nei confronti del Picerno, quindi dobbiamo andare lì per... Abbiamo per fortuna due risultati, ma non dobbiamo guardare i due risultati. Dobbiamo andare lì a fare la nostra partita, cercare di fare la nostra partita e portare a casa il massimo che si può. Diciamo che il Pescara ha vinto la gara di andata, questa è la gara di ritorno del primo turno dei playoff, dovesse passarlo, salta due turni e si rivede agli ottavi. Sì, mettiamola così, però noi importante, il terzo posto è importante, quindi è importante che si faccia una partita tosta perché il Picerno sta dimostrando di essere una bella realtà di questo campionato. Attenzione anche al fattore ammonizioni, perché è chiaro che Zeman non può fare considerazioni in base a chi è diffidato, deve far giocare la miglior squadra possibile, prendere dei cartellini, Pescara 6 diffidati significherebbe rischiare per il primo turno dei playoff poi. Ci sta, purtroppo se arrivi all'ultima partita a giocarti il terzo posto che abbiamo... potevamo consolidare in tante occasioni, non abbiamo fatto e adesso c'è anche questo rischio, però per fortuna ci sono tanti giocatori in squadra, quindi sicuramente il mister schiererà la formazione migliore. Come sta Rafià? Ma credo che ha avuto un piccolo risentimento per cui l'abbiamo tenuto fermo proprio per, in via precauzionale, però il ragazzo stava già molto meglio ieri. Speriamo che martedì a rientro sia pronto. Io faccio l'ultima prima di lasciare il microfono allo studio per una domanda. La mia domanda è questa, Presidente. Pescara tornerà allo stadio Adriatico per i play-off, quindi diciamo che si conclude qui la stagione regolare. Un bilancio? Un bilancio è sicuramente positivo perché il terzo posto fino adesso è sicuramente un bilancio positivo. Siamo arrivati dietro alle due corazzate di questo girone, quindi sicuramente positivo. Però potevamo fare sicuramente meglio perché per un periodo ci siamo addormentati, quindi potevamo sicuramente fare meglio. Studio per il presidente Daniele Sebastiani. Sì, prima della domanda di Fabio Ferraresi mi veniva in mente proprio di dire due parole sul Picerno. Ha ragione il presidente, sicuramente ha dimostrato di essere una buonissima squadra, tant'è i numeri non mentono mai alla vigilia del match con il Catanzaro, perché c'è un campionato pre-gara Pescara-Catanzaro, un campionato post gara casalinga Pescara-Catanzaro, naturalmente parlo dei biancazzurri. Prima di quella gara il Picerno accusava 21 punti di ritardo dal Pescara, adesso è a sole 3 lunghezze. Detto questo, la domanda di Fabio. No, la domanda che vabbè, innanzitutto la considerazione che ha fatto il Presidente sull'ultima domanda di Enrico, mi trovo d'accordo e l'ho detto poc'anzi, che il Pescara ha fatto un campionato importante, poteva fare qualcosa in più e il Presidente mi ha dato ragione. Volevo chiedere, rispetto pure alla considerazione che ho fatto prima con Massimo, se per fare un playoff da protagonista, secondo te, Press, c'è da essere un po' più continui nell'arco di questi 90 minuti? Perché il Pescara, secondo me, sta facendo benino, ma è un po' troppo discontinuo per pensare di poter vincere questi playoff. Allora, chiede Fabio Ferraresi se nei playoff, per essere competitivi, bisogna essere continui nell'arco dei 90 minuti, perché il Pescara ha dimostrato di essere troppo discontinuo. Sicuramente sì, perché se lasci spazio a squadre che... sono oramai poi quelle che quando arriveremo lì saranno tutte squadre quelle che hanno fatto bene in questi campionati, per cui sicuramente bisogna avere una grande continuità e soprattutto
stare bene fisicamente. Quello che mi fa ben sperare è che nel secondo tempo il Pescara ha giocato una partita senza risparmiare energie, correndo più degli avversari, quindi evidentemente fisicamente questa squadra sta bene.